sia profonda come il mare. Nostalgia di te, anima mia. Permettilo con quel grammofono! Rivedere questi posti dopo 2 anni. Allora, hai portato? Se tu non dare whisky, Abdul non volere consegnare Platino. Se domani ritorni a mani vuote, sono frustate per te e per lui. Fila! Andò, ma che? Sei stanco? No. Vieni con me. Che c'è? Visto Spirito. Spirito vecchio padroni. Che dici? La camion ferme. 2, 3, 4. Ecco, vedi? I nuovi terreni che dovremo coltivare si estendono a nord di quella collina. La mia piantagione di caffè è dietro. Ci arriveremo fra un paio d'ore. E la zona mineraria? È laggiù, ai piedi delle montagne di Irgalen. Buongiorno. Scusate, chi siete? Sono il proprietario qui, Simone Arianopoulos. Proprietario? Il proprietario, fino a prova contraria, qui sono io, Marco Salvi.
allora? E allora direi di mettere subito le cose a posto. Oh, sicuro, naturalmente. Mettiamole a posto. Io sono il legittimo. Ah, mia moglie, il signor Marco Salvi e il suo socio. Paolo Dei. Dunque dicevo che io sono il legittimo proprietario della fattoria e sono venuto per riprenderne possesso. No, se permette, il proprietario sono io. Ah, sì? E in base a quali titoli? Ah, tutto in perfetta regola. Venga di là, le mostrerò i miei contratti. Venga. Sarà interessante. I vostri documenti non hanno nessun valore legale. Quello che vale è il mio contratto. Vuole? No, grazie. Preferisco la pipa se non la disturba. No, no. Mica male qui, eh? Trova. E bestie feroci, ce ne sono? Sì, qualche volta. Ma insomma, questa è una violenza. E non alzate la voce. Ricordatevi che ho 20 anni di colonia. Se credete di avere delle giuste ragioni da opporre, rivolgetevi al residente. Male. Che t'ha detto? Di rivolgermi al residente. Farei un bel affare. Saremo costretti ad andarcene. Della piantagione me ne infischio, ma il platino non voglio perderlo, capisci? Perciò bisognerebbe restare. A qualunque costo. Non sarà facile. Quel levantino deve essere un fior di canaglia. Ma ha trovato il pane per i suoi denti. D'altra parte, se anche lui ha un contratto. Un pezzo di carta inutile che porti i segni di Rassibito. Un delinquente che si è dato alla macchia. Qui c'è sotto qualche cosa. Ragazzi! Cominciate a scaricare! Riva! La chiamame, Monsu Marco. Vieni con me. Non siamo certo al Grand Hotel, ma per una notte ci si può arrangiare, no? Fai portare le brande, via. E la checca? Dove la mettiamo? La checca? La checca è romantica, lasciala sotto le stelle. Oi, Yusuf, come va? Padrone, tu tornato, io mai creduto. Tu morto. Morto? Che storia è questa? Così contato Simone. Ah, sì? Quell'uomo molto cattivo, frustare tutti i negri. Ma chi è questo Simone? Io non sapere. Hai capito. Ha fatto credere a tutti che ero morto. Insegnerò io a vivere. Gli do 24 ore di tempo per sloggiare. Bravi, bravi ragazzi. Sbrigatevi, eh? Arrangiatevi alla meglio, tanto per una sola notte, eh? Intanto pulito dappertutto, mi raccomando. Oh, ingegnere, lo festeggiamo l'arrivo stasera? Faremo un'orgia. Ragazzi, stasera si beve! Arriva, fa un discorso. Mamma, bravo. Alla prosperità della piantagione, alla salute di Musu Marco e del nostro ingegnere. Bravo. Addio mia cara madre, io voglio tanto a te. Addio mia dolce sposa, un dì ritornerò. La mia disaccia è piena di pane di... Alla malora. Prima di tutto bisognerà pensare ai baraccamenti e allo spaccio. Quanti metri cubi di legname occorreranno? Almeno una ventina. Padrone, preparare le camere a padrone Marco. Uscia. La mia disaccia è piena di pane, di speranza. Canta fratello, canta con me.
senti bene. Mi vogliono andare via, sai che musica. Vecchio padroni, dormire sempre questa stanza. Andiamo su, sbrigati, poche chiacchiere. Bisogna che gli uomini arrivino per la fine del mese. Bella questa canzone, eh? Sì. E poi ho avuto il merito di far tacere quella gente. Mi porti al mio cuore un tormento d'amore, un dolore. Triste notte qua. Nostalgia profonda come il mare. Da molto tempo in Africa? 2 anni. Levantina? Sì. Che incanto queste notti sotto la croce del sud. Un vero incanto. Beh, è tardi, io vado a letto. Ragazzi, buonanotte. Buonanotte. E domani la sottaccia, eh? Beh, oh, su tutti a cuocia, insomma. Ti trattiene ancora, eh? Io sono stanco. Anch'io. Se la signora permette. Si accomodi. Buonanotte. Che è andata in ritorno. Quelli sì che sono donne. Fortunato il Levantino. Ha una bocca che è una meraviglia. Che occhi, ragazzi, che occhi. Oh già, specialmente il destro. Piacerebbe, vecchio. Vecchio io, sono dell'89. Asse di ferro. Traduci quello che ti dico. Spiega che li ho riuniti per stabilire il lavoro nelle varie piantagioni e fissare i salari. Sumo, e di alla ciò ullu sau, ullu gizie? Masarati asfelligal, silemin guetai marcos, temelso allenna, ullu tesebseben le masaratacin asfelligal. Buongiorno signora. Buongiorno, ingegnere. Molto mattiniera anche lei, eh? Sempre. Ho visto suo marito poco fa. Mi è parso un po' nervoso. E se ne stupisce? No. Capisco. Non è gaio sentirsi cacciare come 2 malfattori. Chi pensa questo? Lei forse no. Ma il suo amico. Oh, Marco. Sì, è un po' rude. Ecco, sì. Molto rude. Entri. Grazie. Adesso non più schiavitù. E il lavoro sarà equamente retribuito. Aun, shankla, yellem. Hullu vedesrau, yisaral. Del resto, non è detto che debbano partire subito, no? Oh, la cosa non cambia.
Forse è meglio. Dove andranno? Oh, non so. Ma in fondo qui la vita per una donna non deve essere gaia. No, ma è un angolo tranquillo. Ed io mi perdo volentieri a sognare. È la mia razza. Ah. Padroni, noi volere due bottiglie. Voti. Ussa! Oggi stesso parlerò con Marco. Penso che potreste anche restare, infine. Ci sarà molto lavoro qui. Non vorrà. Chissà. Una mia parola, forse. Lei è il padrone, vero? Oh, il padrone no. Il socio. È quasi la stessa cosa. Signor ingegnere! Scusi. Allora, parlerà al suo amico, vero? Promesso. Signor ingegnere! Eh? Il signor Marco la vuole. Vado! In fondo, che cosa rischiamo? Lui allo spazio ci può stare benissimo. Già, e lei? Che c'entra lei? Io faccio una questione di umanità. Ah, capisco, umanità. Beh, fai come vuoi, che restino pure. Però in guardia, eh? Perché qui bisogna lavorare, lavorare sul serio. Vabbè. Impressione che lei abbia l'anima molto poetica. Non so, forse un'anima vagabonda, ma è quella che mi ha sempre aiutato a vivere. Chiudo gli occhi e lascio che l'anima vada. Può essere pericoloso. Eh già, può capitare che l'anima sia attratta da qualche cosa di ignoto. E allora è come affacciarsi ad un abisso. Capisco. Sì, ma me ne accorgo subito ed impongo all'anima di cambiare strada. C'è da ridere. No, no, tutt'altro. Sono sciocchezza. Dunque, lei diceva che là verranno le nuove piantagioni, no? Perfettamente. La fattoria, il magazzino, i dormitori e lo spazio. E anche delle casette, ho sentito dire. Sì, anche. Ragazzi, si fa festa oggi, eh? Arrivano le nostre donne. Eh sì, auguri, auguri. Grazie. Un bicchiere di vino per metterci in gamba ci vuole, no? È naturale. E pago io. Oh, grazie, 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 bravo. Grazie, grazie. Pagiamo, vieni. Ragazzi, svelti, stanno arrivando, via! Via!
Ho detto, che è arrivata. Sì. Andiamo, coraggio, sposi. Bevi lo sto vaso, ah. Quante cose cambiate in questo tempo. Miracoli del lavoro. Se anche la vita potesse cambiare così. Sentirsi rinnovati, freschi. Perché è sempre triste lei? È così giovane, bella. A che serve? Talvolta creare la felicità. Specialmente per una donna. Andiamo. Perché se ne vuole andare? È così bello qui. Appunto. Troppo bello. Andiamo. Qui bisogna intensificare il lavoro, magari aumentando le braccia. Il raccolto è buono, ma potrebbe essere molto più abbondante. C'è un po' di mollace in giro. Ci vorrebbe un po' più di entusiasmo, ecco tutto. Da che dipende? Monsieur Marco. Com'è, bisogna parlare chiaro, eh? Che cosa c'è? A me la donna non piace proprio niente. Che c'entra lei? C'entra, c'entra. Qui ci sono molti giovani. E con questo caldo, sai, i cervelli si accendono facilmente. La sorveglianza va a farsi benedire. Si abbandona tutto, ci si sdraia all'ombra e i negri ne approfittano e non lavorano. Ah. Hai visto l'ingegnere stamani? Sì, l'hai veduto con Kila. Almeno lui si decidesse a partire per Irgalem. Sa, mi scusi, signor Marco, Me ne sono accorto da un pezzo. Donne, donne. Sa, qui sono tutti con lei, eh. Se non fosse altro che col pensiero. Finalmente. Fiori, eh? Poesia. Sei diventata romantica. Se tu pensassi alle cose serie. E quali sarebbero le cose serie? Lo sai meglio di me, non farla stupida. Faccio quello che voglio. Lo so io quello che vuoi. Ti piace il giovanotto, vero? Sei stato tu che mi hai buttato fra le sue braccia. Quando ti faceva comodo. Sì, ma adesso basta. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, perciò è inutile che tu gli sfarfalleggi attorno. Capito? Sei diventato geloso. Mi servi, come io in altri tempi ho servito te. Non lo dimenticare. Carogna. Padrone, perdono, perdono, perdono. Io non avrei colpa, padrone, perdono. Perdono, padrone, io non avrei colpa, padrone. No, padrone, io non Cosa fate? Cosa fate? Vi ho già detto che io non voglio che si frustino gli indigeni. Ma se rompono tutto, non hanno voglia di lavorare. Altro che frutta ci vorrebbe. E io vi dico che se succede un'altra volta vi butto fuori. Ma se lei crede che sia facile farsi obbedire da questa gente? Questi le parole non le sentono. Ma l'esempio sì. E la persuasione. Ma che persuasione? Insomma, bisogna finirla con i modi brutali. Aria nuova. Intesi? Sì. Mi prendi? Thank you.
hanno fantasia per propiziarsi le piogge. Anche le donne ballano. Le più belle vergini. Per il settimanale di domani. Sapete dire che cosa significa quello strofinamento di naso? Boh, naso è una sua maniera per esprimere viva simpatia. Ah, oh, quella lì, figurati che successo avrei io con sta sventola. Sì, tu, oh, sì, vuoi che ti presti il mio profilo per fare la dichiarazione a madama? Ma piantala. Ma va là, che tu sospiri dal mattino alla sera, non so se mi spiego. E Cleterle? Verdelle, si fa la barba due volte la settimana e le porta i mazzolini di fiori. Ma va. Che c'entra? Si può ammirare una bella donna, no? Sì, bellina davvero. No. E i turni per la guardia al magazzino funzionano? Sì, stasera tocca a Donati. Purtroppo è chiaro che l'ingegnere rimanda di settimana in settimana la sua partenza perché non vuole distaccarsi da quella donna. E io al suo posto, caro Monsignor Marco, avrei già fatto piazza pulita. Via la donna, più t'andrei a me, benissì. E se la seguisse? È un ragazzo, bisogna pensarci. Vai lui. Dove eri? Là. Con chi? Sola. Non è vero. So benissimo con chi eri. E allora perché lo domando? Per constatare fin dove arriva la tua sfacciataggine. Non dimenticare che vivo accanto a te. Eri con lui, eh? Ti ho già detto che questo stupido idillio deve finire. Qui se ne sono accorti tutti, eh? Marco non è uomo da tollerare più a lungo che quel giovanotto trascuri il suo lavoro per correrti dietro. Ma insomma, dove vuoi arrivare tu? Ma non lo capisci che è stupido, no? Lasciami tranquilla. Innamorata tu. Sarei curioso di vedere la faccia del tuo spasimante se sapesse che ci siamo serviti di lui per rimanere alla fattoria. Se sapesse che non sei mia moglie e da dove provieni. Bada che non ci vuole molto per metterla al corrente. Vattene. Sì, ma ti consiglio di scendere dalle nuvole se non vuoi farmi perdere la pazienza.
Ma insomma, hai finito di sognare. Ah, siamo già alle lacrime. Sei proprio cotta, eh? Migliacco. Senti, Marco, ho deciso di partire. Vado a Yrgalem. Quando? Subito, domattina. Come mai così all'improvviso? È successo qualche cosa? No, non è successo nulla. Perché? Oh, supponevo. No, no. Ho riflettuto e credo sia meglio. Sì, è meglio. Vedi, io non ti ho mai detto una parola. Ho sempre però indovinato e forse indovino anche adesso. Non era una cosa degna di te. Ne conviene? Avevo ragione io quando li volevo mandare via. Qui ce ne sono parecchi che per causa di quella donna hanno perso un po' la testa. Ma non mi preoccupo. La ritroveranno, è gente sana. Intanto è piacere che tu dia l'esempio. Un giorno o l'altro poi troverò io la maniera per fare piazza pulita. Per se ne vadano via lei e quel meticcio. E che ci lasciano lavorare, che ci lasciano in pace. È così. E se quando torno non li ritrovo nell'uno o nell'altra, tanto meglio. Hai visto l'ingegnere stamane? No. Grazie. Da queste parti non si è visto. Forse sarà allo sterro del nuovo canale. Grazie. Ma cos'è questa roba? Niente, appartiene a me, non ha niente a che fare con lo spaccio. Ali! Momento, momento. Ora, ma questo è whisky. Sì, ma vi ripeto che appartiene a me, non è in vendita. Ali! Va bene, sarà come dite voi, ma io devo avvertire il signor Marco. Ali, va a dire al padrone che venga qui immediatamente. Sì, corro subito. Chi ti ha dato questa bottiglia? Parla! E l'hai veduto partire? Sì, padrona, molto presto, verso montagne di Yrgalem. Va pure. Io non da bere, lui mi ha mandato a me cercare il padrone. Venire, venire subito, sbaccio. Padrone, essere la miniera Platino. Non raccontate storie. C'è una legge che vieta la vendita dell'alcol agli indigeni. È troppo comodo fingere di ignorarla. E allora? E allora vi do tempo fino a domattina per rendere i conti e sloggiare. Domattina? E dove vuole che vada? Mi dia il tempo di pensarci. Ho una donna con me. Arrangiatevi. Qui non è più aria. Del resto vi ho sempre sopportati. E aspettavo una buona occasione per farla finita. È arrivata. Eccolo. Signor Marco, scusi,
È lei che ha indotto l'ingegnere a partire. Perché mi fa questa domanda? Mi risponda, la prego. No. Ma ci deve essere stata una ragione molto importante per deciderla ad andarsene da un minuto all'altro. Signora, ho licenziato suo marito. Lo preghi anche lei di non indugiare troppo ad abbandonare la mia piantagione. Sai, siamo liquidati, eh? Puoi cominciare a preparare i tuoi bagagli, perché per domattina bisogna svolgere. Oh, hai capito? Ma che hai? Non ti preoccupare, abbiamo di che vivere e troveremo sempre da far bene. Oh, lo sai che Todini e Casale si sono picchiati? Sì, sì, lo so, lo so. Se non c'era Riva, chissà che succedeva. Todini aveva in mano un'accetta. Hanno litigato. Ci vuol poco a capirlo. Sono innamorati come gatti della moglie di Simone. Gelosia. Bellina, con quegli occhi per lì in su. Cento. Duecento. 300 e 400. Siete saldati. Potete andare. Chiamo Yusuf. Eccomi, padroni! Bravo, vieni qua. Fa salire gli uomini sul camion, si riparte subito. Padrone, io conosco lui. Essere il servo del Jack, amico di Simone. Prova a interrogarlo. Inie che taglia o cal man mohone cal telede. Inie mi sarà bette netto perché alle bette amarane. Ha detto che lavora dentro miniera platino. Domandali perché scappava. Terrebi a ramminghina alle gatte. Se le non rotcut netto work catacut. Non vuole dire niente, padrone. Digli che se non parla lo riconduco subito alla miniera. Ahi sta la betta. Non ci passi una carta pesaia. In ieri nagar al cinema te nagar con donne muovo tallo. Scappava perché aveva rubato un po' di platino in miniera. Deve dire a chi lo portava. Scogni a te, che il pla, entala. In ieri se tono per culo che te ma rocco se le mini nel suo mel capso ne per andare latino. Ha detto che lo portava Simone. Ah. Yusuf, bisogna ritornare subito alla fattoria. Padrone, essere tardi, è meglio partire domani. No. È necessario rientrare questa notte. Che i levantini riesce sempre a vivere dappertutto. Andranno a imbrogliare da un'altra parte, va. Però, neanche a Brisa che la moglie sia d'accordo. Ma figurati se non sa dell'affare del whisky. Ma che quella è una donna e costa parecchio. Lui l'ha innamorato come un asino e per accontentarla va. E traffica, ecco tutto. Moglie vuoi dei paesi tuoi. Una volta, giusto. Giustissimo. Buona mese, sì. Vai via, così presto.
fammi una cosa. Ma io parlo come mi sento. Vedi, con te un po' di musica anche stasera non guasterebbe, no? Per piacere. La Croce del Sud. Allora è deciso. Ci abbandona. Quando parte? Domani. E pianta la mano, fare il sentimentale. Dici a me? E piantatela lì che l'avete già rimenata fin troppo. Mi avreste cominciato a scocciare, eh? Guarda che partiamo stasera stessa, eh? Forse fra poco. Vuoi partire di notte? Perché? Che ci distrae? Non è la prima volta, no? Di te sogno tale come un eco terreno.
Se Dio vuole, madama se ne va e domani tireremo un sospiro di sollievo. Perché? Ti dava molto fastidio? Sarebbe meglio che tu non parlassi. Al fuoco! Al fuoco! Al fuoco! No, volete che ve la dica io la verità? Dilla. Siete tutti rimbambiti. Ma non fare il cretino! Oh, nessuno ti ha mai rotto una bottiglia in testa! Ragazzi, c'è poco al magazzino, brucia il raccolto! Al fuoco! Vieni, l'allarme! Maroni, presto, il fuoco! Presto, ai serbatoi dell'acqua, subito! Piccioni, Adili, tutto! Nessun niente, nessun mimo su Marco.
questo siamo, eh? Vai lu! Vai lu! Lasciate fare a me. Marco, cos'è accaduto? Signor Marco! È stato Simone. Canaglia! Padroni, essere il camion di Simone! 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 Qui c'è sotto qualche cosa. Simone non è lontano. Batti la foresta e bada che non ti scappi. Padroni, Simone è un uomo molto cattivo, ma io non farei scappare. Tanto fuori. Aspetta lui, più. Zero lui. Tanto fuori, aspetta lui, più.
Zero luz. Tanto fu. Ja, poshanaka, kaneka, ja, kanaka, ja. Right.
Aiuto! Aiuto! Lei sapeva? Sì, sapevo. Padroni, Simone essere morto. L'hai ucciso? No, no, essere morto sabbia mobili. Io non potere salvare. Mi vuoi fare un piacere, Ali? Sì, padrona. Vada all'ingegnere. Pregalo di venire da me. Debbo parlare. Sì, padrona. Hai chiesto di me? Sì. Cosa vuoi? L'altra sera tu hai ascoltato il colloquio che ho avuto con quell'uomo. Sì. Ma non è necessario che tu ti giustifichi. Neanche per ristabilire la verità. Quale verità? Non credo che egli mentisse. No, non mentiva. E allora? La verità che tu ignori. Guarda, ti amo. Oh, non credere che io ti dica questo per rimanere. Tra poco me ne andrò per sempre. Insomma, cosa vuoi? Non voglio che quando starò lontana tu debba ricordarmi con disprezzo. Sì, è vero, ti ho ingannato. Ma poi, vivendoti accanto giorno per giorno, è stato come un ridestarti. Ti ho adorato. Milo. Dove andrai? Non so. Ognuno ha il suo destino. Sei noi il mio. Lo sai che Simone non c'è più. Annegato nella palude mentre scappava. Vuoi rimanere?
No. Perché? Per la tua faccia. E per quella di tutti. Qui c'è della brava gente che deve pensare a lavorare. La mia presenza qui è come un veleno.